richiesto, che penso esca giusto in tempo per gli eventi futuri, per il periodo. Infatti questo è il periodo di inizio della sessione esami, inizio dello studio matto per la maturità ed è anche periodo di esami di terza media, quindi mi sembra proprio il momento perfetto per fare questo tipo di video. E me lo chiedete da anni, però diciamo che questo è l'anno giusto, perché è il primo anno che io vivo questo periodo dall'esterno e non direttamente coinvolta, quindi non sarei stata, diciamo, obiettiva, oggettiva. Mi sono segnata tutto perché non volevo perdermi niente, e questo video sarà diviso in tre piccole parti. Il primo saranno 5 consigli per lo studio e poi ci saranno un po' di motivazione per gli esami, e poi infine ci sarà la parte antistress, ok, per rilassarsi, quindi meglio sarà strutturato in questo modo. Io il mio quaderno di Tiger con la tavola periodica, in cui appunto ho segnato soprattutto i 5 punti, perché non mi volevo scordare niente. Allora, partiamo subito con il primo consiglio. Il primo consiglio è studiare in compagnia. Ora, l'ho presa in maniera giusta questa affermazione. Secondo me lo studio dà i migliori risultati quando si è in 2, massimo 3. Dopo ci sarà qualcuno che fa cagnara sicuramente, quindi si perderà la concentrazione. Però trovo che lo studio, soprattutto in appunto coppia, sia molto intanto più divertente, quindi farà, diciamo, passare più in fretta il tempo insieme. Poi quando si dice mal comune mezzo d'audio, insomma, ho detto apposta per l'esame, no? Peraltro, se no. E perché se una cosa non la si capisce, la si può chiedere, perché ci si stimola a resistere sempre un po' di più. Magari tu sei lì, dai pausa, una persona magari deve finire un capitolo o c'è ancora per un po', dice dai altri 10 minuti, un altro quarto. E sì, io ho sempre trovato lo studiare insieme a un'altra persona molto produttivo, e sono sempre andati meglio gli esami che ho studiato in questo modo. E anche per la maturità ho avuto questo tipo di approccio veramente utile, e ti aiuta anche, insomma, a calmarti un pochino. Quindi assolutamente, se ne avete la possibilità, in biblioteca, a casa, trovateli in 2, massimo 3. Il secondo consiglio è capire i vostri orari. Cosa vuol dire? Vuol dire che, ad esempio, io ho degli orari un po' particolari per lo studio. Studio meglio di mattina prestissimo. Se comincio alle 6 a ripetere, sono freschissima fino alle 8:30, 9. Poi tipo dalle 10 a mezzogiorno posso stare chiusa in camera con il libro presente, che lo vedo triplo, sfocato, non so se avete presente, non è proprio il mio momento. Da mezzogiorno alle 2 ragioniamo di più, ma c'è il pranzo e poi il momento top per me, top. E dalle 5:30, 6 in poi, dalle 6:30, 7:30 sembra avuto proprio il fuoco in testa. Imparo più dalle 6:30, 7:30 che dall'1 alle 6, banalmente. E poi appunto di sera dopo cena. Quindi orari orrendi. Invece magari voi potreste avere, insomma, orari che studiate tutta la mattina, oppure prima delle 10 non riuscite ad aprire un occhio, insomma, ognuno ha i suoi orari, però davvero badateci su in che orario fate proprio meno fatica a concentrarvi.
così che si trovano i propri orari. Io in certi orari proprio non riesco a concentrarmi, in altri basta aprire il libro e puff, quindi sì, è pazzesco. E cercate di non prendervi impegni in quell'orario, cercate di rispettarli, cercate di dedicarli assolutamente allo studio. Invece altri orari che sapete che tanto non sono produttivi, prendetevi un po' di tempo libero. Terzo consiglio è pensare al tuo obiettivo. Cosa vuol dire? Io durante la sessione esame, ad esempio, pensavo tantissimo a come mi sarei sentita leggera dopo l'esame, magari la vacanza che avrei fatto dopo, e oppure la maturità, la vacanza di maturità o semplicemente la libertà. Abbiate un obiettivo, anche per la laurea, abbiate un obiettivo per tutto, per un esame, per la sessione, ed è fondamentale perché quando vi sentite scoraggiati, quando pensate che forse sarebbe meglio rimandare, no, perché lo sapete che è meglio così, e avete quell'obiettivo e dovete raggiungerlo. È super importante avere degli obiettivi sempre. A me aiuta molto anche mettermi proprio l'obiettivo davanti quando studio, tipo post-it, foglio, quello che volete, un po' motivazionale. A volte ci vogliono delle cose un po' drastiche, no? Ok, quarto consiglio è, intanto faccio un po' di tapping, pensare una cosa per volta. Che cosa vuol dire? Molto spesso mi capitava, quando studiavo per un esame, dire: ma dopo questo esame ne ho un altro, ma quello è enorme, cioè è lunghissimo, non ce la farò mai. Magari pensavo che non ce l'avrei mai fatta per l'esame che avrei dovuto dare dopo di questo, addirittura, cioè proprio. E oppure per la maturità pensare durante la prima prova alla seconda prova, o durante lo studio per la terza prova all'orale. No, no, pensate solo a quello che dovete fare. Durante una prova all'esame orale, no, no, no. E prendete una cosa per volta, tanto dovete fare quella. Non ha senso preoccuparsi per le cose che non vi riguardano in questo momento. Ha senso se le state rimandando e dovreste farle oggi, ma non le fate. Tipico di me, ad esempio. Però invece sì, non è una cosa davvero di cui non dovete preoccuparvi oggi. Quinto consiglio, e questa è una cosa un po' personale, e è un consiglio che non avrete mai sentito perché è mio, fondamentalmente, è una cosa che faccio io, ed è guardare il video clip, si dice così, comunque il video ufficiale della canzone Rise di Katy Perry, il video delle Olimpiadi, non quello all'inizio delle Olimpiadi. Lo potete trovare anche, magari vi metto il link qui sotto, lo potete trovare sia su YouTube sia su Google, e è un video appunto che mostra come gli atleti anche durante le difficoltà non si sono arresi. E io so che gli esami possono sembrare a volte una difficoltà insormontabile. Lo capisco, molti vi dicono non sono questi i problemi della vita, però per voi lo sono, perché è la vostra vita e del vostro cruccio in questo momento, quindi lo capisco, però mi ha sempre dato una forza, una carica, quel video e quella canzone messe insieme pazzeschi, perché mi insegna anche che quando voi fallite potete solo rialzarvi ed essere più forti e avere imparato dal fallimento. Può capitare, potremmo essercelo anche meritati, oppure no, ma si deve andare sempre avanti, e questa è una cosa fondamentale in tutto, ma in questo caso nello studio. Se vi va male una cosa, ok, non dico di non starci male, ma stateci male quanto dovete, una giornata, e poi
poi è andata avanti. Basta, fine. Non ha senso preoccuparsi oltre. Quindi sì, non è il video appunto ufficiale, il video in cui vedete proprio gli atleti, erano le Olimpiadi di Rio del 2016, mi sembra. E me lo ricordo benissimo, io praticamente per ogni esame, quando ero in super crisi, quando avevo bisogno di carica, guardavo quel video e mi commuovevo letteralmente. E mi dava una motivazione incredibile e mi dava anche l'obiettivo, il focus sull'obiettivo, il focus sulla vittoria, sul primo posto. E così è. Quindi questi sono i 5 consigli. Io spero davvero che almeno uno di questi vi sia utile, perché per me sono stati molto utili. Avrei voluto che magari qualcuno li condividesse con me a suo tempo e che non li dovessi scoprire insomma da sola. Comunque, non so se vi piace lo sfondo, l'ho usato un'altra volta in un roleplay in biblioteca. È lì. Qui. Potete notare, in realtà sembrano una, in realtà sono due tesi di laurea. Entrambi io e mio amoroso le abbiamo stampate in bordo con le scritte ore, quindi sono. Seconda parte, che sono le motivazioni, il perché studiare e perché essere contenti di farlo. Ragazzi, non mi sto a dire che studiare è un privilegio e siete fortunati e tutte queste cose qui, perché sono le solite cose che vi dicono, lo sapete già. Ciò che sapete già è anche che, ok, la maturità è obbligatoria, più o meno, anche le dammi terza media, ma l'università no. Se sentite che non è la vostra strada, nessuno vi obbliga a farlo, davvero. Potreste avere molte pressioni, ma davvero. Si vive anche senza, e si può fare carriera anche senza. Anche perché cominciate 6 anni prima degli altri a lavorare. Quindi. Quindi, premesso questo, premesso che l'università la fate per voi, se ne sentite l'esigenza, se volete accedere a un lavoro che vi piace particolarmente. Appunto, la prima cosa da pensare è che l'università la fate per voi. Le cose che imparate le imparate voi, non le state imparando per qualcun altro. E entrano nella vostra testa, non entrano in quella di qualcun altro. E sinceramente, chi se ne frega se nell'esame non vi è chiesto proprio della quella domanda che sapevate meglio. Perché voi sapete che gli argomenti lì. In un futuro non conta, fidatevi che dopo un po' i voti non conteranno. Conterà ciò che sapete e come l'avrete imparato, con che passione l'avrete imparato. Il bello dell'università è che si può scegliere cosa fare, si possono scegliere materie che più ci piacciono. E cercate di ricordare sempre perché avete scelto quell'università, cosa vi piace di quella materia, cosa vi piace di quel corso. Inoltre, un'altra cosa importante che voglio sottolineare è che può essere un mio pensiero, condivisibile o meno, ma io ne sono profondamente convinta. In questi tempi si parla tanto di libertà, e la libertà sembra solo poter fare ciò che ci pare. In realtà ci sono tanti tipi di libertà, e una delle libertà più importanti di tutti è la libertà di saper ragionare con la propria testa. Più conoscenze avete, più cultura avete, più libri leggerete, più sarete liberi di pensare con la vostra testa e di non farvi influenzare da qualcun altro. Sarete liberi di fare i vostri ragionamenti con le dovute conoscenze. Più sapete, più avete voglia di sapere, sarete liberi anche di riuscire a imparare più cose. Più studiate, più imparate. Avrete la libertà di avere una vostra opinione, non data dagli altri, ma data da voi. Ed è una cosa importantissima, perché adesso lo sentite.
lasciarsi trascinare da ciò che pensano gli altri. In certe cose ci sta, voglio dire, se io non sono un'esperta in economia e se una persona di cui mi fido mi dà un'opinione sull'economia che mi sembra sensata, io ci credo, ok? L'importante è riuscire, più che si può, a farsi un'idea di tutto. Sì, veramente, conoscenza è libertà, cultura è libertà. È importantissimo e è un concetto un po' perso ora, non credete? Quindi spero siete d'accordo con me. Ovviamente università non vuol dire cultura. Persone laureate hanno una cultura molto molto e una conoscenza molto 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 più bassa di magari persone anche sessantenni, settantenni, ottantenni che hanno fatto la terza media ma hanno continuato a studiare. Di per sé la conoscenza, lo studio è una vostra scelta indipendentemente anche dall'università, quindi potete essere liberi anche facendo l'università sicuramente, però se avrete deciso di studiare ricordatevi che di studiare all'università, ricordatevi che vale la pena sapere tutti gli argomenti, vale la pena studiare quella cosa perché vi potrebbe essere utile. Vale la pena saperla e ricordarsela perché vi rende più liberi. Ok, siamo arrivati alla terza parte del video. Voglio avvicinarmi.